Mister Chirumbolo, che dire, un gran peccato per come si era messa questa partita, tornare a casa dopo una battaglia di 2 ore e mezza quasi, tornare da Pozzallo a Vibo con 0 punti. Sì, sono molto rammaricato perché la squadra, tra mille difficoltà, non ultima la mancanza di Capitan Lorigio, che comunque è un elemento molto importante per noi, però tra mille difficoltà era riuscita a trovare una quadratura provando una serie infinita di formazioni che tra l'altro noi proviamo sul campo al sabato, perché la squadra, non potendosi allenare insieme durante la settimana, è costretta poi ad inventare le varie situazioni tattiche cercando di fare quello che può. Sapevamo che questo era un campo difficilissimo, sapevamo della bontà della squadra avversaria, eppure nonostante questo abbiamo lottato e ce l'avevamo lì. Il grande rammarico non è per il fatto di non essere riusciti a chiudere con Corrado, che tra l'altro aveva fatto una partita straordinaria, quindi niente da imputargli, ma perché avevamo avuto 2 o 3 occasioni precedenti in situazione molto semplice e ce l'eravamo lasciate sfuggire, ci avrebbero dato quel piccolo vantaggio in più che probabilmente ci avrebbero permesso di portare il quarto set a casa e poi il tie break si sa come va. Molto rammaricato perché siamo stanchi, stasera siamo sfiniti e non portiamo niente a casa. E vi posso assicurare che non c'è situazione più brutta da gestire dal punto di vista psicologico. Proviamo a guardare qualche lato positivo che c'è. Parlavi dei singoli, Corrado, Salmena che da posto 4 a mio parere in palla alta stasera è stato veramente bravo, Maccarone in quanto è stato chiamato da opposto 100% in attacco, una squadra poliedrica, una squadra dove hai fatto girare per una serie di motivi a cui accennavi anche prima, ai vari Paradiso, ai vari Sorrenti, Morelli in battuta che ha fatto il suo esordio oggi in Serie B. È dura come dici tu, però insomma anche oggi c'è qualcosa di buono. Sì, ma sono tutte cose a cui penseremo domani a freddo. Adesso c'è solo tanta costernazione perché, ripeto, 2 ore e mezza di fatica così e non portare niente a casa è bruttissimo. Certo, ci sono tante note positive, il fatto di Salmena per esempio è stata veramente una nota molto positiva, anche perché non è stato bravo solo in attacco ma se l'è cavata bene anche nei fondamentali di seconda linea. Noi lavoriamo, ogni settimana lavoriamo con questi ragazzi, lavoriamo su tutti i fondamentali a prescindere dal ruolo che hanno, e questo fa sì che poi quando vanno nel campo sono capaci di esprimersi anche in ruoli non loro, perché ricordiamoci che anche Paradiso oggi giocava per la prima volta opposto, Sorrenti che è un posto 4 si è trovato a fare l'opposto, insomma i segnali sono buonissimi, ma ci penseremo domani. Adesso abbiamo solo da sbollire questa rabbia. Grazie mister, come al solito lucido, pacato e come dire obiettivo. Sì, obiettivo, perché bisogna essere obiettivi, bisogna riconoscere anche il valore della squadra avversaria, che oggi era senza un giocatore importante, lo ha assorbito molto bene con una bellissima prestazione, e loro non hanno rubato niente, ma credo che andare al tie break sarebbe stato più equo. Grazie ancora mister, buona serata.